Dal Vangelo secondo Giovanni. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Questa è la testimonianza di Giovanni. Quando i giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo: «Tu chi sei?» Egli confessò e non negò. Confessò: «Io non sono il Cristo». Allora gli chiesero: «Chi sei dunque? Sei tu Elia?» «Non lo sono», disse. «Sei tu il profeta?» «No», rispose. Gli dissero allora: «Chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso?» Rispose: «Io sono voce di uno che grida nel deserto: rendete dritta la via del Signore, come disse il profeta Isaia». Quelli che erano stati inviati venivano dai farisei. Essi lo interrogarono e gli dissero: «Perché dunque tu battezzi se non sei il Cristo, né Elia, né il profeta?» Giovanni rispose loro: «Io battezzo nell'acqua. In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete, colui che viene dopo di me. A lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo». Questo avvenne in Betania, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando. Parola del Signore. La gioia attraversa tutta la terza domenica di Avvento, non a caso chiamata tradizionalmente Domenica Gaudete, in base alla prima parola dell'antifona d'ingresso della Messa, che riprende un passo della lettera di Paolo ai Filippesi: «Gaudete in Domino, rallegratevi, gioite nel Signore sempre». Nelle letture della Messa non ascolteremo però questo testo, ma un'altra pagina di Paolo indirizzata ai cristiani di Tessalonica, che dice la stessa cosa: «Siate sempre lieti». E qui viene subito la perplessità: come si fa a essere sempre lieti? San Paolo forse ignora le fatiche della vita, le tribolazioni grandi e piccole con le quali dobbiamo fare i conti, gli screzi, le incomprensioni che avvelenano i rapporti tra le persone, insomma tutto ciò che suscita in noi sentimenti ben diversi dalla letizia, dalla gioia. Certo che no, anche Paolo conosce queste cose, anche lui ha fatto molte volte l'esperienza della tribolazione, della stanchezza, delle avversità di ogni genere. Se si mantiene nella gioia è perché questa non nasce in lui da un sentimento, non è il riflesso di uno sguardo rivolto su di sé o sui propri stati d'animo. Invece, per Paolo, la gioia è il riflesso del suo sguardo rivolto a Dio e al suo Figlio Gesù Cristo. La gioia nasce dalla certezza di essere ormai inseparabilmente congiunto con l'amore di Dio manifestato in Gesù. Possiamo anche dire che la gioia alla quale Paolo invita i suoi cristiani nasce dal suo decentrarsi per mettere il suo centro in Gesù Cristo. E in questa linea possiamo anche capire la testimonianza che Giovanni il Battista rende a Gesù nel Vangelo di questa terza domenica di Avvento e che è preso dal Vangelo secondo Giovanni. È prima di tutto una testimonianza negativa. Il Battista distoglie l'attenzione da sé. Gli chiedono: «Sei il Cristo? Sei Elia? Sei uno dei profeti tornati in vita?» No, no, no. Tre volte Giovanni allontana l'attenzione da sé per orientarla su qualcun altro. Questo qualcun altro non è ancora ben identificato in questa pagina di Vangelo, ma lo sarà presto. Sarà uno che viene dopo Giovanni, uno che lo segue e che a un certo punto lo sorpassa, per così dire. Sarà Gesù, naturalmente. E più avanti, nel racconto del quarto Vangelo, quando Gesù sarà ormai più famoso di Giovanni e avrà più gente al suo seguito, qualcuno si preoccuperà e andrà a parlarne con il Battista. Ma Giovanni
risponderà proprio richiamando la testimonianza del Vangelo di questa domenica e dirà: voi stessi mi siete testimoni che io ho detto non sono io il Cristo. E si paragonerà all'amico dello sposo che è contento, gioisce quando lo sposo arriva e celebra le sue nozze. E concluderà allora dicendo: ora questa mia gioia è piena. Lui, cioè Gesù, deve crescere, io invece diminuire. Si dice spesso che viviamo in un'epoca di narcisismo, che il nostro io tende a crescere a spese degli altri, ma dovremmo chiederci se c'è vera gioia in questo. Giovanni, Paolo suggeriscono un'altra via: gioire per il nostro rapporto con Gesù, per la nostra amicizia con Lui. Lasciar crescere Gesù e la sua presenza nella nostra vita per respirare la vera gioia e scoprire così che il Signore stesso ci farà crescere con Lui, chiamandoci a una gioia senza ombre perché fondata sulla fedeltà del suo amore.